Roby, innanzitutto complimenti per essere tornato al gol, il tuo quarto centro in questo campionato. Sei molto efficace e ti chiedo se è cresciuto in questo periodo dal tuo primo gol ad oggi l'intesa con i compagni, visto che sembrate sempre più legati dal punto di vista della realizzazione e anche del gioco in campo. Sì, no, certo, sono contento per essere tornato al gol dopo un periodo un po' di infortuni, un po' di difficoltà mie. Stando fuori è difficile trovare gruppo con la squadra, però da quando sei rientrato ci sei rimasti sotto, tutti uniti, cerchiamo la continuità, stiamo facendo bene, anzi speriamo di continuare così per portare più punti possibili a casa. Ecco, là davanti per esempio c'è un altro giocatore che è risultato molto prolifico nelle ultime due gare, ovvero Brian Mecca. È questo anche sintomo della vostra coesione che sta aumentando sempre di più, non solo nel reparto avanzato? Sì, ovvio, stiamo unendo tutti i reparti, stiamo facendo più gruppo per cercare appunto di migliorare questo. In campo si sta notando molto, siamo tutti uniti, quando c'è da soffrire soffriamo tutti insieme, quando c'è da attaccare attacchiamo tutti insieme e poi i risultati si vedono. Ecco, forse non è un caso che questo risultato sia venuto anche con qualche difficoltà, che ovviamente è fisiologica, su un campo in sintetico molto bello, dove spesso la Castellanzese si esalta. Ecco, ti chiedo se appunto su campi di questo genere, campi perfetti come del resto quello del Provasi, la Castellanzese trova terreno fertile per giocare come sa. Beh, certo, noi cerchiamo di giocare a calcio, poi vista anche la situazione, vista le partite, cerchiamo di metterci in campo il meglio possibile e cercare di capire come andrà la partita. Oggi, visto il campo, noi siamo abituati un po' al sintetico, solo che questo era un po' più piccolo, abbiamo preso le misure e poi siamo arrivati subito al gol e meno male si è riusciti a tenere il risultato fino alla fine. La partita con il Bra, che è stata obiettivamente molto importante, non solo per il risultato, vi ha realmente e definitivamente sbloccato come l'anno scorso, per quella corsa alla salvezza che è il primo obiettivo della Castellanzese. Sembrava tipo una partita come Legnano l'anno scorso, che da lì ci si è sbloccati e siamo andati avanti a fare punti. Sembrava più o meno la stessa roba, il gruppo dopo quella partita si sente più forte, si sente più unito, si sente più gruppo. Appunto questo che ci porterà, speriamo, a fare più punti. Ecco, oggi si è visto tutto questo e adesso vi aspetta fra 3 giorni un'altra gara molto importante, che è quella con il Varese. È ancora presto, ma visto che passeranno pochi giorni, come la preparerete e come ti aspetti la conclusione di questa settimana? Penso prepareremo come tutte le altre partite, senza nulla di che, scenderemo in campo e daremo sempre il nostro massimo e cercheremo di dare sempre il meglio, cercando di fare più punti possibili andando avanti. Perfetto, grazie Roby. Grazie a voi.